18.82, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000 in apertura. Abbiamo detto già le parole del presidente della CEI, Cardinal Bassetti, che interviene nel dibattito sui migranti per difendere i deboli. Non si offrano pretesti agli scafisti, ha detto a Perugia, in occasione delle celebrazioni per San Lorenzo. Spazio anche nell'omelia al tema del lavoro e della famiglia. Paolo Fucili ci dice tutto. Per affrontare la situazione dei migranti e rifugiati ci vogliono consapevolezza, coraggio e carità, ma non bastano senza responsabilità verso sia chi soffre e fugge, sia chi accoglie. Il presidente CEI, l'arcivescovo di Perugia, Cardinal Bassetti, coglie l'occasione del santo patrono della sua città, Lorenzo, per un intervento chiaro su quel che accade al largo della Libia. Ribadito il più netto rifiuto della piaga aberrante della tratta di esseri umani, rivendico con altrettanto vigore, aggiunge, la necessità di un'etica della responsabilità e del rispetto della legge, e cioè specifica, non possiamo correre il rischio, che sarebbe drammatica ingenuità, di fornire il pretesto, anche falso, di collaborare coi trafficanti di carne umana. Messa solenne oggi alle 11 nella cattedrale di Perugia, intitolata al santo diacono e martire Lorenzo. Bisogna fare di tutto, dice ancora Bassetti, perché non manchino mai il lavoro e il pane sulla mensa di tante famiglie. Il pensiero va a molti operai della zona in situazione da qualche settimana di precarietà lavorativa. Preoccupazione che diventa angoscia, la descrive Bassetti, pensando che dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, perché senza lavoro una persona perde la dignità, una famiglia perde la speranza. E a proposito di migranti, continua la mattanza di innocenti nelle acque dello Yemen. Oltre 100 persone sono morte affogate, costrette dai trafficanti a buttarsi in mare per evitare problemi con le autorità navali che avevano avvistato il barcone su cui viaggiavano. Tanti però ancora i fronti aperti nel resto del mondo. Il punto con Stefania Squarcia. Non ha limiti la crudeltà degli scafisti nello Yemen. 180 persone sono state costrette a gettarsi in mare dal barcone in cui viaggiavano. 5 i corpi recuperati finora, in 50 risultano dispersi. Non più tardi di 24 ore fa, oltre 120 adolescenti somali ed etiopi, età media 16 anni, partiti dal Corno d'Africa, piagato da fame, sete e malattie, erano stati buttati in acqua da un altro trafficante disumano. In decine sono affogati. Hanno raccontato i sopravvissuti, riusciti a raggiungere la riva e a seppellire alla meglio sotto la sabbia i corpi di 29 loro compagni. Una rotta meno controllata e per questo molto battuta dai mercanti di uomini. Solo nel 2017 55.000 persone, un terzo dei quali donne, hanno provato a passare attraverso questo spicchio di mare. Qui siamo in Spagna, a Cadice. I migranti che vedete a bordo di questo gommone proveniente dall'Africa sono sbarcati in mezzo a centinaia di turisti che, increduli, hanno ripreso la scena. Proprio in Spagna si registra un boom di ingressi illegali, più 230% in un mese. Prosegue in Italia la linea dura del Viminale, respinte ben 2 richieste di asilo su 3. Intanto l'Agenzia dell'ONU per le migrazioni fa sapere di aver salvato oltre 1.000 persone abbandonate nel deserto del Sahara da aprile ad oggi. Aspettavano di trovare un passaggio verso nord, verso la Libia, dove chi viene intercettato dalla Guardia Costiera di Tripoli e riportato sulla terraferma finisce in centri di detenzione come questi, fotografati dall'agenzia ANSA. Accalcati in grandi hangar dove il caldo soffoca mentre il sole brucia sulle lamiere, si sta accovacciati, sdraiati uno addosso all'altro in attesa di essere rimpatriati. Cambiamo argomento, parliamo di salute, del ritratto poco lusinghiero della sanità estiva fatto da alcuni quotidiani questa mattina. La nostra Lucia Ascione ha raccolto alcune voci per cercare di capire cosa chiedono i cittadini e come rispondono soprattutto le strutture ospedaliere. Sentiamo. 34,6% dei posti letto in meno in Lombardia. Chiusura dei reparti di ginecologia ed oculistica al Santa Croce di Cuneo. 0 ricoveri nell'ospedale che serve l'area Vestina in Abruzzo. Solo alcuni casi che dimostrano quanto sia difficile per i cittadini curarsi a Ferragosto. Ci ritroviamo con mancanza di personale, turni che non vengono fatti in modo intelligente, il mancato potenziamento dei servizi che servono. Eppure nei grandi ospedali sono già insediate le unità di crisi che garantiscono l'organizzazione del lavoro nonostante la diversa percezione dei pazienti. E l'unità di crisi monitorizza la situazione minuto per minuto, cioè non aspettiamo che ci sia
l'urgenza o la debacle, ma in realtà stiamo già lavorando perché questo non avvenga. Ed allora dove il sacrosanto diritto alle ferie degli operatori della sanità non entra in conflitto con quello alla cura di chi resta in città? Società civile, responsabili della salute pubblica, hanno la loro ricetta. Nel 2017 esistono una serie di innovazioni e tecnologie che consentono di superare alcuni problemi ed è doveroso metterli in atto, quindi tecnologie che possono aiutarci, informatizzazione, ma anche turni intelligenti, soprattutto nei servizi più sensibili. Ci vuole una grande disponibilità ai pazienti da parte dei clinici e io credo parlo per il mio ospedale, credo che questa disponibilità ci sia. Ci vuole una grande attenzione all'uso delle risorse. Da parte dei pazienti ci vuole una grande consapevolezza del proprio livello di patologia. Cioè può accadere che un paziente che ha una patologia non di altissima complessità attenda un po' di più. Non deve accadere che un paziente un codice rosso abbia da attendere. A Foggia ora, perché nel pomeriggio si è tenuto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il Ministro dell'Interno Marco Minniti. In primo piano il regolamento di conti che ieri ha provocato 4 vittime, ma al centro delle discussioni c'è anche la sempre più pericolosa criminalità pugliese. Il servizio di Nicola Ferrante. Non chiamatela mafia di serie B, quella garganica e malavita di prim'ordine, emanazione diretta della camorra napoletana a cui è vicina geograficamente. E la strage di ieri è molto più di un regolamento di conti fra bande locali. Vertice nel pomeriggio in prefettura a Foggia con il ministro dell'interno Marco Minniti, che presiede la riunione d'urgenza del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il dolore più grande per i fratelli Luciani, gli agricoltori di San Marco in Lamis, con l'unica colpa di essersi trovati nel posto nel momento sbagliato. Aurelio, padre di 3 figli, Luigi che ne lascia 2, testimoni scomodi da eliminare, prova dell'efferatezza di questa criminalità senza scrupoli. A bordo del loro fiorino bianco, come sempre a lavoro nei campi, assistono all'omicidio del boss Mario Luciano Romito e del cognato Matteo De Palma a bordo del maggiolone nero. 1000 affiliati, 17 morti solo quest'anno, un groviglio di 28 clan che si ammazzano a vicenda per il controllo del territorio. L'origine della faida, il furto di un bovino 30 anni fa e la successiva scomparsa della famiglia del boss Ciavarella data in pasto ai maiali. Oggi ben altri gli interessi in gioco in una delle mete di mare più gettonate, il traffico di stupefacenti dall'Albania, quello di armi dalla rotta balcanica, il racket sulle attività commerciali locali. Da Foggia a Licata invece, in provincia di Agrigento, il Consiglio Comunale ha sfiduciato il sindaco anti-abusivismo. L'accusa è di non aver gestito al meglio le risorse pubbliche. Lui, sotto scorta dopo l'incendio di 2 sue abitazioni, si difende e dice il vero motivo è politico. Sentiamo Sandra Pizzurro. La mozione di sfiducia passa a maggioranza. Sfiduciato il sindaco di Licata in provincia di Agrigento, Angelo Cambiano, 21 voti, uno in più del quorum. Ieri, in una seduta tesissima del Consiglio Comunale, hanno decretato la fine del suo mandato iniziato meno di 2 anni fa. La mozione era stata presentata da 16 consiglieri comunali che gli contestano scelte sbagliate che avrebbero fatto arrivare meno risorse nelle casse comunali. Lui, il sindaco anti-abusivi, che ha promosso la demolizione delle case che da decenni occupano la fascia entro i 150 metri del litorale licatese, ha tenuto duro sino alla fine, malgrado minacce e intimidazioni, compreso l'incendio di 2 case di famiglia. Oramai vive sotto scorta. Quando un sindaco porta a Licata decreti di finanziamento per 52 milioni di euro, quando si intercettano finanziamenti europei, quando si attraggono investimenti, è chiaro ed evidente che si dimostra tutta l'incapacità politica di coloro i quali hanno amministrato fino ad oggi la città. In questo panorama dove le regole si aggiustano, non è che noi dobbiamo aggiustarci con le regole, recitavano nel loro ultimo film siciliani Ficarra e Picone, che su Facebook hanno mostrato la loro solidarietà al sindaco, Cambiano ha solo voglia di riappropriarsi della sua vita tra la correzione di un compito di matematica e le coccole al figlio nato appena 9 mesi fa. Ma di certo, fedele al suo essere, impugnerà l'atto, perché, afferma, le motivazioni riportate nella mozione sono solo bugie.
E oggi nella periferia sud di Roma alcune famiglie si sono asserragliate sul tetto di un edificio per tentare di opporsi allo sgombro. Lo stabile, di proprietà di un privato, era da un anno diventato la loro casa. Luigi Ferraiuolo. Da una parte le forze dell'ordine, arrivate questa mattina all'alba in via Quintavalle a Cinecittà, nella capitale, per sgomberare un palazzo occupato in cui vivevano un centinaio di famiglie. Dall'altra i residenti, asserragliati sul tetto nel tentativo di resistere allo sgombero. L'allerta per gli abitanti dell'immobile era scattata circa un mese fa, il 13 luglio scorso, quando al palazzo occupato illegalmente era stata staccata la corrente, prima avvisaglia dello sfratto coattivo. Oggi, purtroppo, il nostro governo vuole solamente che la gente stia in mezzo alla strada, perché non può pagare 1.000 euro al mese, non ce lo possiamo permettere, nessuno di noi se lo può permettere. E la gente sta per strada, se si vuole fare finta di niente, se uno va a occupare uno stabile così. L'operazione è iniziata all'alba ed è durata per tutta la mattinata per liberare degli uffici trasformati in abitazioni dagli occupanti. Intorno a mezzogiorno gli agenti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione sul tetto. Gli sgomberati hanno anche occupato per protesta la chiesa di Don Bosco e la sede del municipio di Cinecittà, ma sono stati subito allontanati dalla polizia. All'estero ora, con la strage di cristiani in Centrafrica, dove un gruppo di estremisti islamici ha sgozzato 50 civili, donne, uomini e bambini massacrati per vendicarsi di un'incursione di combattenti non musulmani nel territorio controllato dai miliziani. Antonio Soviero. E purtroppo stamattina è giunta notizia di violenze omicide nella Repubblica Centrafricana. Cristiani nuovamente nel mirino nella Repubblica Centrafricana, come denunciato ieri anche da Papa Francesco al termine dell'udienza generale. Una cinquantina, ma il numero preciso non si conosce, sono stati trucidati nel villaggio di Gambo, 75 chilometri dalla città di Bangassou, da 3 anni sotto il controllo dei ribelli musulmani Seleka. Tra le vittime anche donne e bambini e 6 volontari della Croce Rossa. A denunciare l'ennesima strage di cristiani, il vescovo locale Juan José Aguirre Muñoz, che punta il dito anche contro i militari della missione ONU. Stando al racconto, la scorsa settimana era in corso a Gambo uno scontro a fuoco tra 2 opposte fazioni ribelli, gli anti-Balaka e i Seleka. I primi avevano avuto la meglio, costringendo i guerriglieri islamici a fuggire dal villaggio. Successivamente ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli anti-Balaka e i soldati ONU, che, racconta il vescovo, hanno reagito sparando a tutto quello che si muoveva, per poi abbandonare l'area dopo la fuga dei ribelli. Il giorno dopo sono tornati a Gambo i Seleka e hanno attaccato un ospedale, uccidendo tutti, volontari, sanitari e ricoverati, tra cui alcuni bambini. Una strage che dimostra come gli accordi di pace firmati il 19 giugno scorso a Roma, sotto la regia della comunità di Sant'Egidio, siano un ricordo lontano. Nella Repubblica Centrafricana, infatti, sono riprese sistematicamente le violenze che in 5 anni hanno provocato migliaia di morti e oltre 1 milione di sfollati. Rimaniamo all'estero, non si sapranno prima di domani invece i risultati delle elezioni presidenziali del Kenya. Lo ha annunciato la commissione elettorale, fugando anche i dubbi su eventuali brogli. Il sistema informatico per il conteggio dei voti infatti avrebbe subito un attacco hacker, peraltro non riuscito. La paura però è soprattutto per quello che potrebbe succedere dopo la nomina del vincitore. Le manifestazioni contro il presidente uscente verso la conferma, secondo i sondaggi, hanno infatti già provocato la morte di 5 persone. Cambiamo argomento ora, parliamo di adozioni internazionali. A settembre la Commissione tornerà a riunirsi e sul tavolo già ci sono alcune proposte. Sentiamole con Alessandra Camarca. Finalmente si riparte. Dopo oltre 3 anni di paralisi nelle adozioni internazionali e dall'ultima commissione, tutto è pronto per la convocazione del prossimo incontro. È la stessa vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali, Laura Laera, giudice minorile dal curriculum eccellente e ora alla guida dell'organismo governativo per le adozioni straniere, a dare appuntamento a settembre per il rilancio della commissione. La svolta arriva dopo un lungo e travagliato periodo in cui, per ragioni ancora tutte da chiarire, l'attività dell'ente è stata bloccata. A farne le spese innanzitutto le famiglie, circa 8.000, che ogni anno in modo generoso, spesso eroico, si avviano lungo l'impervia strada dell'adozione internazionale.
Tra le urgenze più immediate ora c'è quella di una verifica dell'attività svolta, la supervisione dei visti d'ingresso dei bambini, per cui l'iter adottivo si è già concluso, e l'esame del dossier relativo ai rimborsi, che potranno essere riconosciuti alle famiglie che hanno adottato solo fino al 2011. Per tutte le altre, circa 10.000, si apre una lunga attesa, di cui è difficile prevedere gli esiti. Dopo aver riattivato i contatti con il mondo esterno, a iniziare dalla casella mail della Commissione, da agosto scorso bloccata perché intasata dai messaggi che si erano nel frattempo accumulati, uno dei primi problemi da affrontare è quello del personale. La dotazione organica del CAI è di 22 persone, ora sono presenti 12 funzionari più una dirigente assegnata ad interim. Occorrerà poi fare i conti con il numero degli enti accreditati, che ammette la stessa neo vicepresidente sono troppi, come dice anche l'Europa, soprattutto in un momento in cui le domande di adozione diminuiscono. E a proposito di adozioni, si chiama Alessandro il bambino che i medici hanno trovato nella culla termica del secondo policlinico di Napoli, una specie di nuova ruota degli esposti. Il bimbo ha 2 settimane, in attesa di trovare famiglia, è stato affidato all'equipe di neonatologia. Sentiamo. Pesa 3,7 kg, ha circa 2 settimane di vita ed è il primo bimbo neonato abbandonato nella culla termica del Policlinico Federico II di Napoli. Il piccolo, che è stato chiamato Alessandro, è stato subito affidato alle cure dell'equipe di neonatologia. È la prima volta che, dall'anno della sua inaugurazione, nel 2008, la culla che fa parte del progetto nazionale Ninna ha ospitato un piccolo abbandonato. Dormiva, aveva finito di mangiare, era curato, curatissimo, sereno, tranquillo. Siamo arrivati subito perché la donna che ha portato questo bimbo ha voluto immediatamente parlare con le persone a cui avrebbe affidato il bambino, perché voleva essere certa di lasciare il bimbo a persone fidate. Ha dichiarato di non essere la mamma comunque? La signora ha dichiarato di non essere la madre. Secondo i dati del Ministero delle Pari Opportunità, in Italia i casi di abbandono di bambini appena nati superano i 3.000 all'anno. Dal 2006 nel nostro paese sono state introdotte moderne ruote degli esposti, capaci di accogliere in totale anonimato e sicurezza i neonati abbandonati. Il progetto, che in Campania è nato con la KPMG Italia e la collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, si pone l'obiettivo di ridurre eventi drammatici come l'infanticidio. Questo è il nostro primo bimbo, nonostante l'impianto sia attivo dal 2008, anzi forse la dice lunga sulla necessità di rendere ancora più nota la possibilità di lasciare in anonimato un neonato presso un impianto ospedaliero. In Campania c'è, a Napoli c'è anche a Salerno, come una versione tecnologicamente aggiornata della ruota degli esposti dell'Annunziata. Ci spostiamo a Norcia adesso, dove questa mattina i vertici dello sport hanno incontrato le amministrazioni comunali colpite dal sisma per dare via ad un bel progetto di rinascita. Sentiamo di che si tratta con Barbara Masulli, che è collegata in diretta per noi. Buongiorno. Buonasera Beatrice, mi trovo all'interno del campo del centro sportivo Bianconi di Norcia. Alle mie spalle potete vedere dei ragazzi che hanno appena concluso una partita del triangolare che si è svolto fra la nazionale solidale quarta categoria, la squadra Lazio for Special, composta da ragazzi disabili della zona del cratere, e una rappresentativa delle amministrazioni locali colpite dal sisma. Un evento che si è svolto all'interno di un'iniziativa ben più ampia, fortemente voluta dai vertici del calcio italiano, di cui parliamo nei dettagli nel servizio. I segni del terremoto ci sono ancora. È una rinascita lenta e faticosa quella di Norcia, che prova a ripartire anche dallo sport. Lo fa con un campus itinerante organizzato con la collaborazione della FIGC, della Lega Serie A, Serie B e delle altre categorie, che offre ai ragazzi disabili la possibilità di giocare a pallone. Questa settimana ha fatto tappa a Norcia e coinvolto i ragazzi con disabilità intellettive della zona del cratere. Attualmente siamo qui con tanto voglia di volontariato, siamo qui per aiutare queste brave persone, questi bravi giovani, a trovare un po' di felicità nella loro tragedia. Ragazzi come Massimiliano, che ci racconta quello che ha vissuto la notte del 24 agosto assieme a sua madre. Siete scappati insieme, tu e tua mamma? Sì, siamo scappati insieme. Ho preferito salvare la pelle sia la mia che quella di mia madre. Dopodiché il terremoto mi ha finito di farmi impazzire. Dopo i medici mi hanno dovuto curare e sedarmi.
Quella notte io mi sono svegliata che mi sono trovata tra i sportelli e le cose che mi volavano, i quadri, tutto volava, bottiglie rotte, tutto. Io in casa non ho più niente, mi si è distrutto tutto. Massimiliano come si è comportato in quell'occasione? Massimiliano aveva preso i suoi farmaci che sono molto pesanti per dormire, l'ho svegliato per forza, si è messo pure le ciabatte, ha realizzato tutto il dopo, quanto ha visto che gli volavano i quadri in testa. Intanto i ragazzi stanno riprendendo a giocare, avete sentito nel servizio le parole di Massimiliano che in autunno potrà prendere parte ad una scuola di calcio permanente sul territorio gratuitamente, avete sentito anche le parole della mamma di Massimiliano che ancora ricorda quegli attimi drammatici del 24 agosto scorso e a quasi un anno dalla tragedia il sindaco di Amatrice Pirozzi, presente anche lui qui nel centro sportivo, ha lanciato un appello che noi abbiamo raccolto e lo ascoltiamo insieme, poi la linea può tornare allo studio. Sarebbe straordinario se il Santo Padre venisse il 24 ad Amatrice, insomma, perché in quel momento è importante che si ribadiscano i valori della nostra religione, che ci insegna che dopo una morte c'è sempre una vita, per cui io lo invito in maniera ufficiale, lo so che sto chiedendo tanto, ma sarebbe un regalo straordinario per una terra che non ha mai mollato e che crede fortemente nel futuro. Grazie, noi continuiamo a parlare di sport con la straordinaria prestazione di Isaac Makuala, il velocista, dopo essere stato escluso dalla finale mondiale dei 400 metri, si è qualificato alla semifinale dei 200. La sua impresa ce la racconta Saverio Simonelli. Chissà quante volte gli sarà capitato in allenamento, lui da solo contro il cronometro. Fallo a tutta questo 200, gli avrà detto l'allenatore, che io ti prendo il tempo. E anche stavolta era da solo su quella pista, però il cronometro ce l'aveva in mano l'organizzazione, la stessa che in seguito al virus gastrointestinale l'aveva escluso dalla finale dei 400 metri, dominata quasi con noncuranza irrisoria da Van Niekerk. Isaac Makuala ha fatto però di tutto dopo la squalifica, ha rischiato di far scoppiare un caso internazionale e alla fine la IAAF ha ceduto, regalandogli questa batteria in solitaria che gli è valsa l'accesso in semifinale. Rivederlo così sotto la pioggia ci rimanda allo spirito più intimo dell'atletica, sport del singolo per eccellenza, dove prima si gareggia contro se stessi nel tentativo continuo, inflessibile e logorante di limare quei centesimi oppure quei centimetri e di vincere contro l'avversario che ti porti dentro. Stasera però in finale alle 22.50 l'avversario ce l'avrà a fianco, lo splendido Van Niekerk a caccia della doppietta 200 e 400 che riuscì solo a Michael Johnson. Dopo aver vinto i 400 all'Università dell'Atletica, Van Niekerk una corsetta al liceo proverà a farla. La stanchezza non gli manca, ma la maturità neppure. Ci trasferiamo oltreoceano negli Stati Uniti per parlarvi di Shannon Doherty, celebre volto della serie TV Beverly Hills negli anni 90. Dopo un difficile periodo di malattia per un cancro al seno, è tornata sul set per una nuova serie. Silvio Vitelli. La sua carriera aveva già avuto inizio nel 1982 con gli ultimi episodi della Casa nella Prateria. Era poi apparsa come guest star in molte fiction anni 80 come Magnum P.I., ma la fama è arrivata nel 1990 con la prima stagione del telefilm cult Beverly Hills 90210. Per 4 anni ha interpretato il ruolo di Brenda Walsh. E così tu sei la sorella di Brenda? Sì, sono la sorella di Brenda. La sua carriera è proseguita in TV così come al cinema, fino a quando, poco più di 2 anni fa, con la scoperta di un cancro al seno, è iniziato il suo calvario. Nonostante tutto, non si è mai tirata indietro, ha continuato ad affrontare macchine fotografiche e telecamere. She's brave, she's a fighter. È coraggiosa, una combattente, vive nel mio cuore, ha dichiarato Luke Perry, che già nei panni di Dylan in Beverly Hills ne aveva subito il fascino. Anche grazie alle persone che le sono state accanto, Shannon Doherty ha condotto con successo la sua battaglia. Siamo molto legate e lei è così forte, ha detto di sua madre. L'attrice di Streghe non ha avuto bisogno di nessun superpotere, neppure quello del trio che l'ha resa celebre nella fortunata serie fantasy. Questa volta il merito è della sua tenacia. La malattia è ora sconfitta e Shannon ha annunciato su Instagram il suo ritorno sul set. Mi sento come un'auto d'epoca che è rimasta in un garage troppo a lungo, ha scritto. Ha solo bisogno di tempo per scaldare il motore e poi è pronta a partire. Sono grata per oggi, grata
per ogni giorno. Cambiamo argomento. Oggi la Chiesa celebra San Lorenzo Diacono e martire, testimone della fede in Gesù Cristo fino a dare la vita per lui. Scopriamo con Marco Burini chi è il santo patrono figura alla radice della diaconia, ministero del servizio all'interno della Chiesa. Oggi 10 agosto San Lorenzo Diacono e martire. Già, ma se la parola martire la capiamo tutti, tranne chi la usa per i disgraziati terroristi islamici suicidi. Diacono cos'è? O meglio, cosa non è? Dobbiamo stare attenti a non vedere i diaconi come mezzi preti e mezzi laici. Questo è un pericolo. Guardarli così ci fa male e fa male a loro. Questo modo di considerarli toglie forza al carisma proprio del diaconato. Quale? Ce lo spiega ancora il Vescovo di Roma. Il diacono è, per così dire, il custode del servizio nella Chiesa. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa. Il servizio alla parola, il servizio all'altare, il servizio ai poveri. Meglio ricordarlo, visto che la riscoperta del diaconato fatta dal Concilio è stata seppellita sotto una pesante clericalizzazione. Eppure è stata una splendida invenzione degli apostoli per rispondere ai bisogni delle prime comunità, e non era riservata ai maschi. Paolo nella lettera ai Romani parla di Febe, nostra sorella, diacono nella chiesa di Cencre. Diaconato alle donne oggi? È già successo, potrebbe risuccedere. Francesco ha istituito una commissione per studiare la questione, che non è questione di quote rosa, di spazi di potere da redistribuire o cedimenti allo spirito del tempo o banalità del genere, ma di fedeltà al Vangelo, la stessa di Lorenzo. L'informazione termina qui, prossimo appuntamento alle 20:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Arrivederci.